Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. E con il tuo Spirito. Fratelli e sorelle, fin dall'inizio della Quaresima abbiamo cominciato a preparare i nostri cuori attraverso la penitenza e le opere di carità. Oggi siamo qui radunati affinché con tutta la Chiesa possiamo essere introdotti al mistero pasquale del nostro Signore Gesù Cristo, il quale, per dare reale compimento alla propria passione e risurrezione, entrò nella sua città, Gerusalemme. Seguiamo perciò il Signore, facendo memoria del suo ingresso salvifico con fede e devozione, affinché, resi partecipi per grazia del mistero della croce, possiamo aver parte della risurrezione e alla vita eterna. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, benedici questi rami di ulivo. Concedi a noi tuoi fedeli, che seguiamo esultanti Cristo, nostro Re e Signore, di giungere con Lui alla Gerusalemme del cielo e di vivere nei secoli dei secoli. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. In quel tempo la grande folla che era venuta per la festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palme e uscì incontro a lui gridando: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, il Re di Israele. Gesù, trovato un asinello, vi montò sopra come sta scritto: Non temere, figlia di Sion, ecco il tuo re viene, seduto su un puledro d'asina. I suoi discepoli sul momento non compresero queste cose, ma quando Gesù fu glorificato, si ricordarono che di lui erano state scritte queste cose e che a lui essi le avevano fatte. Parola del Signore. Imitiamo, fratelli e sorelle, le folle che acclamavano Gesù e procediamo in pace.